Eccoci qua, salve a tutti signori, siamo di nuovo con l'Honor 7. Quest'oggi voglio presentarvi quello che è Android 6.0 su questo dispositivo. Considerando che questo software è in beta, è possibile che in giro ci siano qualche bug, ma il fantastico lavoro fatto da Honor o non so, Huawei su questo dispositivo è davvero ottimo. Con Android 6.0 abbiamo raggiunto una fluidità del sistema davvero impressionante, qualsiasi applicazione, il multitasking, tutto viene e avviene in maniera fluidissima, quindi con pochissimi impuntamenti, qui rasentiamo sicuramente quella che è la velocità di un iPhone di ultima generazione, quindi davvero molto veloce, si impunta molto ma molto raramente. Diciamo che da quando c'ho Android 6.0 non è mai capitato che si impuntasse gravemente in qualche punto, è davvero molto fluido e sono felice di questo. In compenso la gestione della RAM è un po' peggiorata con questa MIUI 4, perché sì, passiamo dalla 3.1 alla 4 con Android 6.0. È peggiorata perché se prima riuscivamo ad avere anche 2 giga di RAM liberi su 3, adesso più di 1,5 non riusciamo a superare. Io spero che sia un problema solo della beta e che nella versione definitiva a febbraio o in uscita comunque in questo periodo venga rimosso questo problema. Ma oltre a questo, da ora in poi dirò solo note positive, perché davvero con questa versione di Android abbiamo fatto dei miracoli. Questo dispositivo ora vale veramente 350 euro a cui viene venduto. Se prima c'era qualche dubbio sul lato software, sicuramente adesso non ce ne sono più. Partiamo con la fotocamera che Honor innova sempre, aggiunge sempre tante funzioni e cerca sempre di ottimizzare. Ricordiamo una Sony da 20 megapixel, quindi la risoluzione c'è sicuramente. Una prima nuova funzione è di quella frontale, una modalità bellezza un attimo più, diciamo, funzionale, nel senso che con una serie di scatti riesce a perfezionare il nostro scatto di bellezza. Anche prima era simile, ma adesso è stato reso più immediato e più completo. Importanti altre modifiche è la modalità manuale che troviamo qui, che viene chiamata professionista, che ci permette, come vedete, di modificare un sacco di parametri della foto, come l'autofocus, le ISO, l'esposizione e tanto altro, ed è abbastanza interessante per chi vuole foto in maniera professionale. Poi in realtà sapete che con un telefono siamo limitati sotto questo punto di vista. Abbiamo anche delle funzioni in più che non sono di Android 6.0, ma ve le voglio dire rispetto all'altra recensione. È stato aggiunto il rallenti a 120 fps, eccolo qua, rallentatore, le note audio sulle foto, la modalità Yumi è stata spostata qui e non è più là, adesso c'è il timelapse che è più logico. Qui a destra abbiamo il riadattamento del documento. Se noi facciamo una foto ad un documento, diciamo con una certa angolazione perché è su un tavolo, lui riesce a renderlo dritto e a leggere perfettamente quello che c'è, quindi è ottimo per fare foto a documenti e stamparli. Per quanto riguarda la fotocamera, la velocità di scatto è più o meno la stessa, forse un attimino velocizzata, però comunque l'autofocus e scatto di questo telefono non sono proprio immediati, penso che sia proprio un limite hardware, però le foto vengono veramente bene, soprattutto quelle notturne. Ho fatto anche un focus sulla fotocamera e sappiate che continua a migliorare. Con Android 6.0 la qualità delle foto è leggermente migliorata. Altra importante novità, andiamo nelle impostazioni, vediamo che ce ne sono molto meno rispetto all'altra volta, ma non perché sono state tolte, ma perché sono state riorganizzate in maniera completamente diversa. In questo caso io faccio fatica a trovare alcune impostazioni e quindi per me non è proprio il massimo, però per una persona che si approccia la prima volta con la MIUI questo menu qui è davvero molto più semplice. Poi con la barra di ricerca qua sopra potete cercare qualsiasi tipo di impostazione senza problemi. Il problema delle doppie notifiche è sparito, in compenso in questa beta c'è un problemino con la ricezione che non riesce a ricevere le notifiche di app come WhatsApp e Telegram senza entrarci dentro. Però penso verrà risolto perché è proprio un bug. Abbiamo delle nuove impostazioni e ottimizzazioni in vari punti del dispositivo, però una interessante è l'accensione e spegnimento automatico. Ora ve lo faccio vedere. Praticamente, come vedete, possiamo fare un'accensione e uno spegnimento programmato. Che cosa significa? Che se noi li abilitiamo, possiamo scegliere un'ora in cui il dispositivo si spegne e un'ora in cui il dispositivo si accende, ed è molto comodo, secondo me, la mattina, quando vogliamo svegliarci e trovare già il nostro telefono acceso e configurato. Quindi possiamo mettere, non lo so, ci svegliamo alle 6:40, possiamo metterlo circa alle 6 e qualche minutino prima, in modo da riuscire a svegliarci e avere il nostro telefono pronto all'utilizzo. Altra interessante novità è nei messaggi. Quando noi scriviamo un messaggio,
e lo inviamo, abbiamo, vedete, un contatore che se premiamo due volte sul messaggio esso viene cancellato. Quindi è comodo se magari sbagliamo a scrivere e quindi blocchiamo l'invio del messaggio. Se invece lo lasciamo andare, il messaggio partirà. Nella galleria ci sono altre novità, le ultime che voglio farvi vedere. Con questa nuova galleria, che è stata ottimizzata nel funzionamento e soprattutto sono stati aggiunti molti effetti alle foto, nella sezione modifica, ecco qua, modifica avanzata, se ovviamente utilizziamo la galleria, abbiamo un sacco di filtri in aggiunta, con davvero un sacco di impostazioni per ogni filtro, che sono applicabili ovviamente anche in live sulla foto con la fotocamera. Adesso possiamo aggiungere questo e poi tante altre cose, quindi la personalizzazione delle foto nella galleria è stata ampliata e migliorata, che prima era un po' scarna, quindi adesso potrete davvero fare delle interessanti modifiche. Ci sono delle altre impostazioni nuove anche per quanto riguarda la rubrica, nel senso i nuovi smart group, che le persone vanno in automatico nel gruppo in cui avete scelte, varie ottimizzazioni in giro per il telefono, ma in generale quello che vi ho fatto vedere è quello che è stato aggiunto fisicamente di nuovo. Io sono molto felice di questo Android 6.0 Marshmallow su Honor 7 e credo che Honor abbia fatto davvero un gran lavoro. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.